Ombra. Bentornati sul canale. Nuovo video da Bangkok. Partiamo subito forte, come vedete alle nostre spalle. Cosa visitiamo oggi? Oggi visitiamo il Wat Thai Meat. Ti faccio tornare un attimo indietro nel tempo. Ti ricordi quando in Giappone tutte le volte che visitavamo un tempio era il più importante, il più grande, il più bello, il più famoso? Questo è un piccolo tempio rispetto a tanti altri che ci sono in città, ma è uno di quelli più venerati e più sacri, perché all'interno è custodita la statua del Buddha più grande del mondo, anzi la statua d'oro più grande del mondo, in questo caso rappresenta il Buddha, ma ne parliamo meglio dentro. Bello, Tobi. Per chi se lo stesse chiedendo, siamo a Chinatown e ci sono due tipologie di biglietto per visitare questo tempio. Il primo è un biglietto singolo da 100 baht per vedere la statua che citava Chiara poco fa e che andremo a vedere, mentre in alternativa c'è anche un biglietto da 200 baht dove potete visitare il secondo e il terzo piano. A voi la scelta. La statua in alto, ultimo piano. Tra l'altro si vede anche il grattacielo con tutto un po' sminchiato lì. Beh, comunque ti devo dire che mi piace l'atmosfera che c'è qua. In questa zona, vero? A me sì. Innanzitutto, rispetto a dove siamo stati finora, sembra un'altra città, tanto per cambiare. E poi comunque a me piacciono questi templi in mezzo ai palazzi che quasi un po' si confondono, perché sono quelli magari meno esagerati, anche se questo è bellissimo, però più raccolti, mi trasmettono delle sensazioni molto positive. Comunque volevo dirti, già che ci siamo, poi entriamo, che questa statua, che è alta più di 3 metri e pesa più di 5 tonnellate, quindi 5 tonnellate e mezzo di puro oro, è l'immagine del Buddha, come abbiamo detto, più grande del mondo e risale al periodo in cui Sukhothai era la capitale della Thailandia, quindi per chi si è visto il video di Sukhothai che abbiamo fatto qualche settimana fa, siamo in quel periodo storico. No? Questo è fortuna e salute. Sì. È il nostro. Ah, come sempre ci facciamo tirare dentro a queste cose, però era da un po' che non facevamo qualche offerta Buddha. Esatto. Quindi ci sta, braccialetto per fortuna e salute, che non guastano mai, e anche qua water element, quindi qua c'è dell'acqua, come vedi. Vai. Donazione per fortuna, buona fortuna, salute forte e qualche soldo che non guasta mai. Lancia sta moneta, va. Buddha, siamo con te. Ok, il nostro l'abbiamo fatto. L'abbiamo centrato, è anche abbastanza grande, quindi... Ti ricordi quelli in Giappone? Sì, anche in Corea. Però ci eravamo riusciti, in Corea no, in Giappone in Corea sì. No. Dobbiamo esprimere un desiderio e cercare di fare centro in questi due recipienti. Qualcuno ci è riuscito, Qualcuno ci è riuscito. Vedi come si fanno fuori le monete? Vai, vediamo il primo lancio di Chiara. Desiderio ovviamente non ce lo dici. No. Osserviamo solo il lancio. Quindi stiamo lasciando di pensieri, dopo la foglia di là. Buddha. Mi abbiamo anche toccato la pancia. Ok, è difficile. Vai, io sono sui due cose. Ma tu! Non troppo distante, brava. Ce la puoi fare. Dimmi quando ci sei. Ci sono, tanto non andrà mai. Troppo leggera, ho preso la staccionata. E niente, non l'abbiamo neanche vista noi. Te lo dico io, non è andata, mannaggia. Puoi riprovare? Vai. Sì. Oh! Madonna, non l'ho vista dentro, ho sbagliato di poco. Niente. Va bene così. Mica, ma di poco, vedi che a me me l'hai detto, di quel peso te la metto dentro. Sì, qua c'è il lancio della moneta, già si vede. Gente che si rovina. Bisogna fare centro in quello lì.
queste belle le sto buttando. Poi dove? No, oh, c'eri quasi. Sembra difficile, eh? Niente, ha rinunciato. È il momento di Chiara. Facci vedere, tocca a Chiara. Occhi sul centro. Di rimbalzo, ragazzi. Chi è? È entrato? Culo, io ho sbagliato, invece ho preso il casino ed è andato. Due su due, hai espresso un desiderio. Adesso. Fallo adesso. Fatto. Che culo, ma lui era sbagliatissimo. Ho preso la capocchia lì del cosino davanti. E ti è rimbalzato? Il primo mi è rimbalzato ed è andata lì. No, ma vuol dire che si deve esaudire, amore. Vero, vero. Fiore, ti voglio dire solo un'ultima cosa. Questa statua è stata scoperta circa 60 anni fa, nascosta da uno strato di stucco e gesso, probabilmente per nasconderla da eventuali assedi e attacchi che la città e la Thailandia hanno subito nel corso degli anni. Quindi non dico che è stata trovata quasi per caso, ma l'avevano decisamente nascosta per custodirla. Cosa dire? Che allora tra poco andremo a prenderci un po' di fresco e vi portiamo in un altro posto. Qua invece la statua è veramente bella, ha un valore, mi diceva Chiara, di 28,5 milioni di pound. Eh sì, è stimato così, è puro oro. Puro oro. Però è bello tutto il sito, tutto il complesso, secondo me. Tra l'altro anche abbastanza arieggiato. Però è veramente molto sfarzoso. Cioè, guarda già solo che dettagli che ha questa porta, che tra l'altro ha chiuso perché si vede che c'era troppa gente che faceva video e foto da fuori. Per 100 baht, poco più di 2 euro, 2,50 euro, non ci sono neanche troppi scalini da salire, quindi sì, si può fare tranquillamente una visita, sì, qua. Magari non il primo da vedere, ma ne abbiamo già visti altri, quindi esatto. Se si è dalle parti di Chinatown ci sta. Si può fare, si può fare. Adesso ci spostiamo e andiamo a prenderci un po' di fresco, perché vi portiamo in un altro bel parco. È ora di riavvolgere il nastro. Si torna indietro nel tempo. Aspetta, vediamo subito, eh. Vai. Come on. Eh? 150, ok? 150, dai. 150, ok. Vai. Ah, un po' di fresco. Thank you. Finalmente riusciamo a portarvi al Lumpini Park. Il drone qui non può volare. Nel parco è vietato entrare coi mezzi, moto e macchine, animali, non si può bere, non si può fumare, non si può giocare, non si può far sesso. Questi sono i divieti del parco. Andiamo a cercare un po' di fresco. Sembra un po' Central Park di New York. Sì, mi ricorda anche un po' il parco che c'è dietro Sydney nel centro. È vero. Come idea, però sì, questi grattacieli e questo spazio verde. C'è tutta questa bella camminata, corsia per le bici, dalle 10 alle 15, per chi vuole fare attività fisica, palestra per fare esercizi a corpo libero, altra palestra, qui ce n'è attrezzi, eh? Altra costante asiatica, telecamera ovunque, anche nel parco, indice di ottima sicurezza. Ma il vero plus è l'arietta. Mamma mia. Nonostante una giornata così calda, qui si riesce a camminare. Si sta proprio bene. E stare bene, sì sì. E qui si possono vedere i varani. Questi bei lucertoloni, anche guarda, fuori dall'acqua in realtà. Che questo è lungo, eh. Guarda che roba, oh. Bangkok non è solo Khao San Road, quella roba lì. E anche varani in mezzo alla strada. Che codona che ha, oh. Guarda che bestiù. Poi è appuntita, la coda. Vai, fila in acqua. Tutto questo è molto bello perché ti fa vedere anche un altro lato di Bangkok. Siccome noi stiamo in una zona molto turistica, ma di un turismo anche abbastanza, cioè quello proprio di massa che siamo abituati a conoscere. Bangkok, Khao San Road, mangi gli scorpioni, tutte ste menate qua. Quello è molto folklore, però in realtà la città è tutta un'altra roba. Cioè, in piena espansione, molto moderna, piena di servizi pubblici, cioè non solo bagni, proprio servizi, politiche pubbliche. E questo è che a noi piace delle grandi città.
E quindi siamo contenti di averlo trovato anche qua. Come dicevamo anche ieri, si vede l'ambizione di questa città, di quello che vuole diventare, e comunque l'impronta delle grandi metropoli asiatiche c'è tutta. Tutto questo, tra l'altro, mantenendo un prezzo, cioè un costo che non è equiparabile ad esempio a una città come Tokyo, la più vicina a Singapore. Cioè si vede che l'obiettivo è diventare come quelle città, ma vivere qua costa poco, molto meno, molto poco, mangiare costa ancora di meno, quindi questa parte diciamo che ci solleva un po' dagli ultimi giorni, però sono contenta perché è una città che ci ha fatto riflettere, Bangkok. Sì, molto. Vero? Quando questi sono i video vlog, ma trovate anche i video informativi di tutti i paesi che visitiamo, quindi Bali, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda, quindi andate sul canale Curiosate. Vi rubiamo solo 2 minuti per farvi vedere a grandi linee questi condomini che potete trovare qua a Bangkok, ma comunque in generale in Thailandia. Il nostro l'abbiamo prenotato tramite Airbnb e l'abbiamo pagato 23 euro a notte. Intanto iniziate a godervi la vista di Bangkok, siamo al 27° piano, bellissimo devo dire, oggi giornata nuvolosa, e come potete vedere qua c'è tutta un'area relax dove in realtà puoi anche venire a correre perché ci sono 100 metri segnati, quindi 10 giri fai 1 chilometro, però in realtà è il giardino di questo condo, se vieni qua sopra è bello ventilato, hai un'ottima vista, al tramonto ti puoi sedere, ti bevi una roba. Molto carino, ma non è l'unica chicchetta di questi condomini, perché adesso scendiamo e ne vediamo altre due. Guardate che vista che abbiamo dall'ultimo piano. Quindi se volete leggervi un libro, rilassarvi o prendere anche il sole volendo, si può fare tranquillamente. Dall'ultimo piano scendiamo fino al 5° piano nel nostro caso, e come potete vedere alle mie spalle abbiamo una bellissima piscina, quasi 30 metri di piscina. Invece là in fondo c'è l'area della palestra, adesso si stanno allenando, entro faccio qualche clip, però macchinari nuovissimi, diversi, aria condizionata, c'è tutto quanto, quindi questo è compreso nel prezzo di 23 euro, quindi giardino, piscina, palestra, e tra l'altro come potete vedere alle mie spalle questo condo è molto, ci siamo trovati molto bene perché lì c'è proprio la fermata della metro, quindi usciamo 30 metri, saliamo e vedete che sta arrivando. Quindi anche per spostarsi in città, aspetto fondamentale quando cercate un condominio qua a Bangkok, cercate nelle vicinanze, ma si parla di 100, 200, 300 metri, una fermata della metro perché è molto utile. Vi porto dentro la palestra, ma mi raccomando, vi faccio dare giusto una panoramica che non disturbiamo chi si sta allenando. Adiacente alla palestra, al fondo della piscina, ci sono anche i bagni con le docce, ci sono anche, puoi mettere lo zaino, ci sono i vani con la chiavetta, c'è il bagno, il lavandino, quindi una volta uscito dalla palestra, se vuoi farti un attimo la doccia e buttarti in piscina, o viceversa, finisci il bagno in piscina, vuoi farti la doccia qua, senza andare sopra in camera, si può fare, altro punto a suo favore. Prima eravamo là in alto sul giardino, adesso invece, vedete, scendiamo e voilà, piscina. Tra l'altro la stazione della metro, noi siamo al 5° piano, è più in alto del 7° piano, incredibile. Per ultimo abbiamo tenuto la camera, quindi è camera piccola, però ve la facciamo vedere. Andiamo. Noi siamo al 12° piano, questo è l'ingresso, bello arieggiato, come potete vedere. Abbiamo la camera da letto davanti a noi, con la vista, quindi niente male, c'è l'armadio, c'è lo specchio, i comodini con le prese, il letto è comodissimo, solite cose, le luci funzionano, che ogni tanto arrivi ma non cambiano mai le lampadine,
anche qua, eh? Cioè che poi uno si pensa che funzionano, funzionano. Condizionatore, sempre molto utile, soprattutto in camera quando si dorme. Mentre alle nostre spalle, qui c'è un piccolo salottino con una scarpiera, noi qui abbiamo messo le valigie, tavolino per mangiare o per lavorare, che di solito lo spostiamo qua in mezzo. C'è la TV, Smart TV, quindi se volete vedervi YouTube, Netflix, potete collegarvi. Vabbè, noi avevamo questa opportunità. Connessione, ragazzi, la connessione più potente che io abbia mai visto in vita mia. Vi metto lo speed test giusto per farvi capire. Quindi questa era la zona dell'ingresso. Di qua, frigo, con... chiamarla cucina, non ci sono i fuochi in realtà, però c'è il lavello, c'è il forno a microonde, c'è il bollitore, le pentole, non so per che cosa, visto che non ci sono i fuochi, forse per il forno a microonde. Fuori balconcino molto comodo, con la luce, stendino e lavatrice, che vi devo dire, quando sei in questa città fa la differenza, non ti devi cercare una lavanderia. Quindi anche qui molto bene, puoi mangiare e lavarti la roba. In ultimo abbiamo il bagno, non entro perché è piccolino, però come vi sta facendo vedere Chiara, cesso, lavello, doccia, c'è tutto, non manca niente. Quindi questo era tutto quanto. Abbiamo visto il giardino al 27° piano, piscina e palestra al 5° piano, abbiamo l'home tour, sappiate che al 1° piano c'è anche una lavanderia comune per chi non ha la lavatrice, quindi... devo dire che la fermata della metro è qua vicino, per 23 euro con Airbnb, tanta roba. Non siamo vicinissimi al centro, ma ripeto, ti pigli la metro e ti muovi. Quindi questo era un attimo per farvi vedere il nostro soggiorno qua a Bangkok. Sì! Vamos!